sta diventando grande l'evento dedicato alla cultura vitivinicola che anima il comune di San Giovanni in Carico. Le vie del vino compie 10 anni tra soddisfazioni, territorialità e riscoperta delle tradizioni buone e belle. È la 10ª edizione della Vie del Vino, dopo 2 anni di stop causa Covid, ha riportato a San Giovanni in Carico le migliaia di persone che noi aspettavamo, ma soprattutto quella normalità e quella gioia di rivivere le nostre strade del centro storico, i vicoli, i palazzi e soprattutto questi odori di cibo fantastico. Speriamo di poterci rivedere ovviamente al prossimo anno con sempre più novità e con una manifestazione ancora più grande e piena di divertimento. Minestra con il pane raffermo, pasta e fagioli e poi la carne cotta alla brace ed i formaggi della ciociaria. Un viaggio cominciato già nel weekend con momenti di riflessione e confronto, con l'obiettivo di affidare ai giovani i saperi antichi. Esaltare i prodotti tipici locali del territorio è una delle peculiarità delle vie del vino. Infatti noi abbiamo cominciato con il convegno che si è tenuto venerdì ed è stato un evento molto importante perché ha messo al centro la riscoperta anche della cultura, della vinicoltura, delle coltivazioni del vino e diciamo della coltivazione da parte dei giovani, dei contadini e delle persone del territorio. Organizzato dall'Associazione La Rosa dei Venti e patrocinato dal Comune di San Giovanni in Carico, l'evento ormai raccoglie consensi in tutta la Regione Lazio con presenze in numeri da record. Oltre al Comune io voglio ringraziare soprattutto gli organizzatori che si sono messi in prima linea per la realizzazione della manifestazione, che sono Rocco e Tarcisio, i quali ringrazio vivamente perché hanno reso possibile tutto ciò. Spero che tutto questo andrà avanti per molti anni perché, come ha detto Gaetano, come ha detto anche il sindaco, è una tradizione che va avanti da 10 anni e non va interrotta perché porta avanti delle culture, le varie tradizioni della nostra terra.